Io ogni volta che vado in Africa mi vado ad ossigenare, sono io che prendo da loro per poi venire qua e dire guardate di come siamo fortunati. A volte le donne devono percorrere 10 km per andare a prendere un secchio d'acqua, un bicchiere d'acqua, oppure dei bambini che debbano percorrere 20 km per andare a scuola. Allora io mi auguro che ci siano ancora di più le coscienze dell'essere, delle coscienze degli uomini, di un uomini, si sveglino sempre di più affinché si possa dare una, restituire un po' di dignità a queste popolazioni. Quando io parlo di queste popolazioni non parlo soltanto della Repubblica del Benin, ma parlo di tutti i paesi che si stanno, diciamo, in via di sviluppo. Abbiamo voluto donare a dei lodevoli cittadini, piccoli e grandi, dei riconoscimenti per tutto ciò che loro quotidianamente svolgono a favore dei più deboli. Io sono veramente onorato oggi di essere qua perché ho condiviso con tante persone, soprattutto con la popolazione di Bacoli, questa bellissima cosa, donare un premio ad un ragazzo che non c'è più, Luigi Della Ragione. Una cerimonia che è stata bellissima, dove si è ricordato il gesto che abbiamo fatto noi, la famiglia, a donare gli organi di Luigi. Luigi era un ragazzo molto solare, sempre col sorriso in bocca, disponibilità sempre, un ragazzo che già stava iniziando a intraprendere un grosso discorso, voleva lavorare anche con me, purtroppo la vita l'ha stroncato e abbiamo voluto donare la vita ad altre persone, dare il sorriso e far continuare la vita agli altri, perché io penso che non bisogna essere egoisti della vita. Io ringrazio innanzitutto il console perché è stato, non è ancora oggi, un vero e proprio orgoglio per la nostra città, lo dico da bacolese. Un grande magistrato giovane, morto ammazzato dalla mafia nel 1991, che lasciò questo testamento: nella vita ti chiederanno non se sei stato credente, se sei stato credibile. Secondo me sei credibile se in una giornata tu hai cercato di fare tanto per qualcun altro, per la tua comunità e per le persone che stanno peggio di te. Sono stati assegnati dai tre consolati della Repubblica, consolato del Benin, Nicaragua e consolato generale del Venezuela, a tre persone, all'angelo azzurro Luigi che non c'è più, alla piccola Benedetta di Donna e a Viola Cantilena. E questo è da parte del consolato, mentre invece poi ci sono stati riconoscimenti anche da parte dell'amministrazione comunale, a cui va il mio profondo rispetto, perché il sindaco, l'onorevole Luigi De Magistris, si batte, diciamo, anche per i più deboli. Io credo che non è importante, diciamo, dove fare il bene, ma è importante farlo.